Congresso è un ritorno al Medioevo, come Movimento 5 Stelle abbiamo anche scritto una lettera che siamo lontani mille miglia dai principi enunciati in questo congresso, dove si negano dei diritti a delle famiglie che hanno diritto di essere famiglie quanto quelle tra virgolette tradizionali. Quindi siamo veramente sconcertati da questo rigurgito di Adesso poi Medioevo. riapriamo il collegamento, diciamo, con Verona Di che e cosa entriamo stiamo dentro la questione. parlando? Voglio sapere Ma soltanto no, una cosa dalla Fattori ma a proposito del siamo al di là. libro. Medioevo in Parlamento perché? Questa è un po' la storia della XVII legislatura, dove ci siamo trovati ad affrontare una serie di questioni scientifiche dove la scienza non ha avuto voce in Parlamento e sono nate le teorie, i meccanismi, le leggende più strambe. E da ex scienziata in Parlamento cerco di spiegare quali sono stati i meccanismi per cui è così difficile far ragionare i parlamentari in modo scientifico. E prendo a spunto tre vicende: quella di Stamina, che è stata una grande truffa, quella della sperimentazione animale che ci ha portato a recepire una direttiva in modo molto cervellotico, e infine il grande delirio dei vaccini con tutto quello che ha comportato, tutta la liturgia dei Novax e il pericolo. Noi, voglio dire, l'OMS ci dice che l'esitazione vaccinale è uno dei problemi per la salute globale del C'è un filo rosso 2019. secondo lei? Cioè il Medioevo colpisce quando? Il Medioevo colpisce quando il popolo ha paura, ha bisogno di rassicurazione, ha bisogno di credere in qualcosa. E allora compaiono questi eroi un po' così. Io mi ricordo Vannoni durante la vicenda Stamina. Ogni leggenda ha il suo eroe, che io chiamo ignobile, perché poi dice verità che possono piacere al popolo, ma non No, sono perché questo ci vere. riporta poi anche a Verona, no? Se hai paura, succede che un po' tendi a tornare.